lo giuro, ragazzi, era qui. Era qui. Dov'è? Sono troppo, 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 troppo. Ho già detto troppo. Felice! Vi ricordate il video in cui abbiamo scoperto che Neretta era un maschio e Bugs era una femmina? Ecco, quel video è stato in tendenza su YouTube Italia per diversi giorni, raggiungendo addirittura la terza posizione. Sì, ragazzi, tutto questo è incredibile. Questo significa che anche voi volete bene ai miei coniglietti e io vi ringrazio. Ma soprattutto ringrazio loro per essere così pucciosi. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi eccoci qui al settimo cielo, perché siamo freschi di un terzo posto su YouTube Italia. E veramente, per il canale di Vito Bella Vita, questo è un grande record. L'ultima volta che sono stato in tendenza è stato tipo a dicembre. Sono arrivato quarto con la mia canzone Voglio fare lo youtuber. Cioè, vi rendete conto? Abbiamo superato il mio record. E chi lo sa, magari in futuro arriveremo addirittura primi. Questo è uno dei traguardi a cui Vito Bella Vita, il vichingo, aspira sicuramente. Ma adesso è arrivato il momento di andare a trovare i campioni in carica, perché sono loro ad essere arrivati in tendenza. Bugs! Mi stavo scordando il nome per un attimo di Albus. Albus e Neretta! Mi avete scritto in tantissimi video, ma perché non cambi i nomi? Perché non metti Neretto? Non la chiami Bugsy? No! Ormai si chiamano così, anche perché io scorderei tutto, quindi preferisco lasciare tutto per com'è. Però prima di scendere, cari vichinghi, ricordatevi che se volete far parte del popolo più forte di YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella qui sotto accanto, ping, così quando uscirà un nuovo video voi sarete avvisati con la notifica. Ricordatevi anche di spolliciare così, pum, clicchi il pollice su e fa blip e diventa blu. Adesso però basta, scendiamo. Incredibile, oggi c'è un po' di venticello che rende l'aria molto più fresca, ma soprattutto c'è il cielo molto nuvoloso e questo copre anche il sole. Che abbiamo qui? I miei batuffolini piccini, picciò, come state? Ciao Neretta! Oneretto, come vuoi essere chiamato? Che fai? Ti mangi le unghie? Siete dei campioni, siete gli animali più famosi di tutta Italia, vi rendete conto? Eccoli qui, guardate, meritato riposo per i miei coniglietti, godetevi tutta la prateria vacante. No, non rosicchiare il tubo dell'acqua. Piccola intervista per voi, ragazzi. Cosa si prova ad essere gli animali più visti di tutta Italia? Vuoi dire forse qualcosa al nostro pubblico? Anziché mangiare sempre? Ma ormai lo so, quando venite qui dovete sgranocchiare. Guardate Bugs. Bugs rimane sempre il più monello di tutti. È troppo puccioso, ma che fa? Sta litigando con qualche mosca. Quanto siete cresciuti, quanto siete cresciuti ormai, siete grandicelli. Se vi ricordate, li abbiamo pesati due volte. La prima volta quando siamo andati dalla dottoressa e la seconda volta invece erano praticamente mezzo chilo in più, cioè il doppio. Infatti la prima volta erano tipo 500 grammi, poi la dottoressa dopo un mese ci ha detto che erano tipo un chilo. Bravi, magnate, magnate, sempre. C'è un po' di venticello e gli vola praticamente tutto. Guarda che bei capelli che c'hai, Albus! Ma dove vi siete cacciati? No, uscite dal rosmarino! Ma guarda quello dove... No, ragazzi, uscite da là! Ma che stai facendo, Neretta? Ti stai mangiando la salvia! La menta! No, 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 ragazzi, uscite! Guardate, ragazzi, non riesco più a vederli, si sono intrufolati lì dentro! Vai, Albus! Non lì dentro, no! Questa qui è la salvia. Bugs, ho bisogno d'aiuto! Vuoi dire ai tuoi fratellini di uscire da lì? Per favore! Dai, non startene lì impalato, dammi una mano! Ok, ora cosa stai guardando? Il mio cappello? Non te lo do! Lo capisco che è il tuo stesso colore, ma non posso dartelo, non ti viene! Sono usciti! No, per favore, non dovete andare da quella parte! Ma perché correte in questo modo? Perché vi agitate? Guarda quella come sgambetta. Bugs, vieni qua, fatti accarezzare. Bravo, bravo, è la prima volta che ti chiamo e vieni, stai cominciando a diventare obbediente! Forse. Neretta? Ma ti piace Nerino come nome? È scappato, ragazzi. Meglio di no. Ho pensato ad un piccolo premio per i miei coniglietti. Visto che sono arrivati terzi in tendenza, io ho preso le carotine. Siccome hanno meritato questo premio, adesso devo andare a prenderlo. Ma c'è un piccolo problema. In questo momento sono da solo, per cui non posso lasciare i coniglietti da soli. Caspita, questo è un problemino. Ho due opzioni. O li faccio tornare all'interno della gabbia. Solo che prenderli, insomma, poi farli uscire di nuovo... mi sembra un po' troppo complicato. Zanzare! Oppure mi devo fidare e li lascio qualche minutino da soli. Giusto il tempo di salire, prendere la carotina e scendere. Mamma mia, come sfrecciano! Si fanno le gare! Allora provo a dar fiducia a queste piccole palle di pelo, però devo fare in fretta. Mi sto allontanando soltanto un minuto, ok? Bugs, dove sei? Bugs!
Bugs. Ah, si è nascosto. Mi sto allontanando un minutino soltanto, ok? Non ti muovere da lì. Prendiamo le carotine. Devo fare in fretta perché sono pur sempre animali. Bisogna fare molta attenzione. Con tutta la buccia, che schifo. Ti ho portato le carotine. Eccole qui. Bugs, dove vai? Albus, non siete contenti? Neretta? Neretta? Dov'è? Vabbè, sicuramente se n'è andata lì. Si è intrufolata di nuovo lì dentro. Neretta? 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 Ma dov'è? Albus? Dov'è Neretta? Perché scappi? Dove cavolo si è cacciata? Lo sapevo. Aspetta, forse magari non l'ho vista. Vediamo. No, qui non c'è. Sotto il barbecue? No. No, non c'è, ragazzi. Non c'è. Neretta, non mi fare venire un colpo. Dove se n'è andata? No, Albus, no. Come faccio io ora? Devo girare. No, vabbè, ma qui no, non può essere saltata, è impossibile. Neretta, dove sei? Neretta, no, non mi fare venire un colpo, per favore. Ti prego, esci. Mannaggia, dov'è? Neretta, aspetta, vediamo se è sotto la macchina. Neretta. Nemmeno sotto la macchina, ragazzi, non c'è. Dove cavolo se n'è andata? Neretta, ti prego, esci. Aspetta. Neretta, dove sei? Neretta! Devo controllare pure loro se mi scappano. No, Bax, non ti muovere! Non ti muovo, sali. Sali e non mi far arrabbiare. Mio Dio. Allora, aspetta, calma. Dove può essere andata? In mezzo alla strada. Non è uscita dal cancello. Non penso che possa essere passata da qui. È troppo stretto per lei. C'era il portone di casa aperto. Neretta? Sei qui? 2 minuti, ragazzi, 2 minuti. Cosa può essere successo in 120 secondi? Dopo può essere andata? Chiamo mio fratello, mi faccio dare una mano. Ascolta, Dani, puoi venire un attimo a casa mia? Che non riesco a trovare Neretta, è scappata. Non la trovo. Ho cercato dappertutto, non c'è. Ho smantellato il giardino. Poi non so se si è intrufolata in qualche cunicolo, ma io sinceramente non penso. Va bene, ok, ciao. Ve lo giuro, ragazzi, era qui. Era qui. Dov'è? Aspetta, in questa pianta non ho guardato. No, non c'è nemmeno qui. In quest'angolo, qui dietro. Non ci credo. Un colpo mi ha fatto venire, Neretta. Ho perso 10 anni della mia vita. Mi ha fatto venire un infarto. Si deve essere intanata in qualche cunicolo. Altrimenti non c'è spiegazione. Non riuscivo a trovarla. Fatti accarezzare almeno. Meno male che ti ho trovato. Mi è venuta una fitta al cuore, mi sento male. È colpa mia, ho sbagliato. Non dovevo lasciarli da soli e non succederà mai più. Correre un rischio del genere, non se ne parla. Che figura, ragazzi. E vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. L'importante è che Neretta sta bene. Io mi devo ancora riprendere dallo shock che ho appena subito. Perdonatemi se ho mostrato a tratti un'emozione un po' esagerata, però è stato veramente brutto. Perché, ragazzi, per un attimo ho provato la sensazione di perdere un amico. Anche se in questo momento c'è Bugs che mi sta leggermente grattugiando i pantaloni. Vuoi dire qualcosa? Mi sono praticamente innamorato di questi esserini. Una cosa che non avrei mai detto nella vita, eppure è successo. La prossima volta piazzo le videocamere, le recensioni, metto tutto al riparo, perché una cosa del genere non deve più succedere. Vi avevo portato le carotine, però non so se le volete assaggiare. Le volete assaggiare? Dai, su, così ci passa la tristezza. Me la mangio io, con tutta la buccia. Tanto peggio di come è andata oggi non può sicuramente andare. Sicuramente mio fratello sta per arrivare, però sarà felice di sapere che Neretta alla fine è tornata qui. Fatto sta che l'ho cercata, ho cominciato a correre tipo come un pazzo. Infatti ero sudato il triplo di come sudo normalmente. Iscrivetevi anche al nuovo canale YouTube, trovate sempre il link in descrizione. Noi ci rivediamo in un prossimo video e ciao!